Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo sarà sempre un tutorial di idee per eventi perché il tema è Halloween. In questo tutorial utilizzeremo Illustrator e vediamo come disegnare una zucca e anche una casa stregata, utile comunque per creare le vostre idee di Halloween. Apriamo Illustrator, creiamo un nuovo documento. Facciamo un A4 orizzontale, gli diamo ok. Andiamo qui nello strumento forme e andiamo a prendere lo strumento ellisse. Sullo strumento ellisse facciamo un cerchio, premendo Alt e Shift ne facciamo un altro, Alt e Shift ne facciamo un altro. I tre cerchi li selezioniamo, andiamo su finestra, elaborazione tracciati e andiamo qui su unifica. Come vedete, ecco che questa forma la ingrandiamo in questo modo, ok, ce la spostiamo qui. Fatto questo, prendiamo sempre nello strumento forme lo strumento stella, clicchiamo sul foglio e mettiamo tre punti. Ecco qui, lo ruotiamo e lo rimpiccioliamo. Lo riempiamo di nero e togliamo la traccia bianca. Ok, prendiamo Alt e lo duplichiamo di qua. Prendiamo la freccia bianca e allarghiamo solamente questa parte alta. Prendiamo la metà fino a qui e la portiamo verso destra. Prendiamo quest'altro punto insieme a questo e lo portiamo verso sinistra. Ok, prendiamo questi due triangoli, li portiamo qui, li ingrandiamo, li avviciniamo. Fatto questo, prendiamo un triangolo, lo mettiamo qui e lo rimpiccioliamo, e sarebbe il naso. Prendiamo sempre lo strumento ellisse e creiamo un ovale in questo modo, mettiamolo solo di traccia, lo duplichiamo in questo modo. Ok, andiamo qui, selezioniamo i due ellissi. Andiamo di nuovo su elaborazione tracciati e andiamo su sotto meno sopra. Ecco fatto, vedete? Questo è il nostro cerchio, il nostro sorriso. Andiamo qui sullo strumento rettangolo e creiamo un rettangolo in questo modo che vada a toccare la parte interna. Prendiamo questo, premiamo Alt e lo mettiamo qui, lo ruotiamo in modo che vada a appoggiare qui. Selezioniamo il sorriso in modo che abbiamo tutto in questo modo, vedete? Ok, fatto questo, andiamo qui su scomponi. Su scomponi prendiamo la freccia bianca e andiamo a cancellare quello che non ci serve, quindi questo e questo, in modo, vedete, che abbiamo fatto questo sorriso con i denti. Ok, fatto questo, andiamo qui sullo strumento ellisse e creiamo un'ellisse. Prendiamo la freccia bianca e questo estremo lo andiamo a appoggiare, vedete, in questo modo. Qui stendete. Ok, innanzitutto ci selezioniamo un po' tutto e lo rimpiccioliamo in questo modo. Ok, fatto questo, prendiamo lo strumento penna e andiamo a creare un cappello. Così, andate qua. Qui arrotondiamo in questo modo, vedete? E lo mettiamo qui. Ora andiamo a colorarlo. Selezioniamo questo. Andiamo qui nella finestra dei campioni. Ecco fatto. E qui vedete, gli date i colori. Fatto questo, andiamo su finestra, sfumatura e qui gli portate dentro, vedete, questa sfumatura. Allora ci spostiamo. Ai due estremi mettiamo l'arancio e al centro chiaro. Ok, qui aumentate un po' la traccia. Andiamo a dare un viola. Ok, prendete il pennello, prendete questa punta, la ingrandiamo. Ok, qua decidete di darla più grande. Ok, fatto questo, vedete, abbiamo creato la nostra zucca. Adesso passiamo al castello stregato. Prendiamo lo strumento rettangolo e creiamo un rettangolo di colore nero. Prendiamo il contagocce e lo facciamo come questo. Questo lo spostiamo. Ok, prendiamo la freccia bianca e andate a allargarvi
gli estremi, vedete, cliccando sugli estremi. Prendiamo sempre lo strumento rettangolo, creiamo dei rettangoli in questo modo, fate qui, premo Alt e copio. Questa la facciamo più alta. Andiamo a prendere lo strumento stella, clicchiamo sul foglio e mettiamo sempre tre punti, lo ruotiamo e qui mettete una, e qua allargate, qui stendiamo e qui centriamo. Ok, fatto questo, prendiamo questa, la ruotiamo in questo modo. Ok, prendiamo questo triangolo e mettiamolo qui. Sempre duplicandolo con l'Alt da tastiera. Appiccioliamo. Ok, andiamo adesso sullo strumento triangoli arrotondati e creiamo un angolo in questo modo. Ok, cancelliamo con la freccia bianca il sotto, prendiamo la penna e andiamo a richiudere i buchi in questo modo. Mettiamo qui, prendiamo la linea bianca, ok, e qui gli diamo una traccia bianca in questo modo. Prendiamo la linea bianca, eccolo, andiamo qui sul cerchio e mettiamo di bianco dei cerchi. Ok, prendiamo il cerchio e andiamo a creare un'ellisse qui dentro, lo mettiamo qui centrato. Prendiamo la linea in questo modo e gli diamo una traccia nera, la fate più spessa. Prendiamo questa linea, facciamo mela C, mela B, la ruotiamo, eccola. Ok, fatto questo, prendiamo sempre questo strumento con gli angoli arrotondati, prendiamo una linea, facciamo in questo modo, e la mettiamo un po' più su dei punti di chiusura. Selezioniamo, andiamo su elaborazione tracciati, scomponi, prendiamo la freccia bianca e cancelliamo il sotto, prendiamo la linea in questo modo e creiamo delle linee. Ecco fatto, selezioniamo e rimpiccioliamo, tasto destro porta in primo piano. Andiamo qui sul contorno, questo qui, mentre qui queste linee selezioniamo in questo modo, selezionando questo, prendiamo il contavoce e andiamo a fare la stessa traccia di qua. Signora, facciamo mela G, ci portiamo questa qui sopra, la rimpiccioliamo e la portiamo qui, tasto destro. Fatto questo, andiamo qui e gli togliamo le linee. Ok, ora andiamo ad aggiustare con la freccia bianca la larghezza di questo, vedete? E qui gli diamo i colori. Andiamo su finestra, campioni. Per finire prendiamo uno strumento ellisse, creiamo un'ellisse qui sotto, tasto destro, porta sotto, lo creiamo di nero, prendiamo il contagocce, andiamo su sfogatura, controllo sfogatura, e qui vedete gli date l'anteprima per vederlo, gli diamo ok. Prendiamo questo, facciamo stessa cosa qui, in modo che fa così. Ok, per finire prendiamo la scritta T e scriviamo Halloween 2016, ingrandiamo e andiamo qui e ci cerchiamo un carattere, andiamo qui e questo lo facciamo arancio. Ok ragazzi, spero che ok a tutti, spero che il tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao.